Ciao ragazzi e bentornati in Detention. Siamo pronti per andare avanti. Ho veramente paura, perché è più horror di quello che pensavo. Aspettate che... da che parte andiamo? Proviamo ad andare prima di qua. Aspettate. Sento già che c'è qualcuno. Aspettate. Ok. Vai piano. Vai piano. Piano. No, 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 no. No, no, ma no, no. No, 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 no! Qui, guarda questo! No, 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 no! No, 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 no! Vai qua, vai qua! Aspettate, aspettate. Ho un'idea di dove andare. È la stanza del signor Cao. Cosa c'è sulla porta? Sembra che ci abbiano dipinto svariati talismani taoisti. Strano, non è chiusa, ma non posso aprirla. Proviamo a usare... Con questo dovrei poter sciogliere i talismani disegnati. Che fortuna, ragazzi. Ok. Perché sul tavolo c'è conficcato un coltello? Nonostante la ruggine è ancora tagliente. Oggetto ricevuto. Taglierino. Ok. Il tavolo è un disastro. Qualcuno l'ha pugnalato ripetutamente. Forse è stato il signor Cao? Vediamo se ce lo fa vedere. No. Un calendario gratuito offerto dall'ufficio del comune. Tutte le famiglie ne hanno uno. Ok. Il poster di una celebrità. Non possiamo fare niente. Forse possiamo andare di qua. Aspettate che controllo prima che non ci sia altro. Tipo qui c'è una lavagna. Aspettate. Sulla piantina è segnata una città. È la città natale del signor Cao? Non ho letto quello che c'era scritto prima. Qui non possiamo accendere la luce. Qui esce. Ok. Direi di andare di qui. Una ciotola di ceramica bianca scheggiata. Non riesco a sollevarla, qualcuno l'ha incollata al tavolino. Ci sono dei graffi all'interno della ciotola. Immagino che le voci sul gioco d'azzardo nella scuola fossero vere dopo tutto. Ah, dobbiamo buttare i dadi, mi sa. Aspettate un attimo. Prima voglio controllare il resto. Un secchio d'acqua, dentro c'è qualcosa. Un altro dado? Ah, tre dadi. Sul fondo del secchio ci sono delle macchie scure. Quell'odore e gli insetti che brulicano. Meglio smettere di guardare o vomiterò. Di qua non c'è niente. Ok, qui non vedo niente, ragazzi. Qui? Bottiglie. La stanza puzza di alcol e fumo. È soffocante. Adesso tre dadi. Dovrei lanciarli? Sì. La vedo malissimo, ragazzi. Sono dei denti praticamente. E questo cos'è? Denti? Ma non tenevo in mano dei dadi? Questi numeri, niente da fare. Sono sicura che questi erano i dadi quando li ho lanciati. Aggiunto al quaderno dadi, denti. Cos'è successo? Dopo aver lanciato i dadi nella ciotola si sono trasformati in denti. Questi numeri avranno un significato nascosto. Ok. 6, 2 e 3. Teniamo presente, ragazzi, questa cosa. Cos'è stato quel rumore? La ciotola non è più attaccata al tavolino. Adesso abbiamo la ciotola. Ok. Cosa ce ne facciamo? Non lo so, però... Proviamo a uscire? Penso che... Aspettate, vediamo se... Cioè... No, niente. Usciamo.
Secondo me, ragazzi, adesso che usciamo ci sarà. No, no, aspettate, ho visto qualcosa. Ho visto qualcosa, ho visto qualcosa. Aspettate. Guardate qui. C'è una nota sul banco. Illustrazione taglio della gola. Trovata nella stanza del signor Cao. La profezia verrà rivelata quando si compirà un sacrificio con il sangue di un innocente. Aia. Forse ho capito cosa dobbiamo fare? Sì. Questo è davvero disturbante. Però mi sa che abbiamo capito cosa fare. O almeno io credo di aver capito. Vabbè, questo, eh. Qui? Ah, è qui la combinazione. Era 6. Aspettate, lucchetto combinazione. E il significato di questi simboli. Ah, pensavo di dover mettere dei numeri, ma no. 6, 2, 3. No, per adesso non possiamo fare niente, mi sa. Quindi dobbiamo tornare indietro e andiamo praticamente dal nostro amico appeso. Qui non c'è niente. No, 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 niente, niente, ragazzi, usciamo. Per adesso no. Per adesso no. Almeno. Che ansia, ragazzi. Che ansia. Qui. Ok. Credo sia giusto. Non possiamo salire, vero? No. Andiamo da lui. Abbiamo il taglierino. No. Qua. La ciotola, giusto? Aspettate che così. Non serve a niente. Però il taglierino. Ah, oddio, devo fare tutto il gesto. Ragazzi, ma quanto è brutto. Il sangue sta riempiendo la ciotola. Ciotola di sangue. Ha aperto gli occhi! Aspettate, ma non era morto? Non so cos'altro fare. Ok. Adesso, dove andiamo con la ciotola? Non lo so. Non lo so. Qui credo che non ci sia niente. Io ricontrollo. Sto cercando di pensare a dove andare. Qui uscivamo. Direi che non ci interessa. Proviamo a tornare indietro e a esplorare un po'. Quindi ragazzi, io direi di salire al piano superiore, perché qui non c'era niente. Qui c'è qualcosa, macchie di sangue. Ok, proviamo a entrare qua. Ricordo che c'era un banco che abbiamo visto l'altra volta. Ok, vediamo se. Se qui la ciotola. Esatto. Il sangue è entrato nelle incisioni. Cosa potrei usare per ottenere un calco dei segni? Noi qua non abbiamo niente. Non lo so. Dobbiamo trovare qualcosa per fare un calco dei segni. Anche se. Un attimo. Un attimo solo, faccio una prova. Non penso, però. Stavo
sto facendo un calco con il quaderno. Ah, invece sì. Invece sì. Aggiunto al quaderno. Calco di sangue, calco preso dal banco di una classe. Simboli e numeri dell'I Ching, anche noto come il libro dei cambiamenti, un antico testo di divinazione cinese. Il microcosmo dell'universo e una descrizione simbolica dei processi del cambiamento. E guardate qua. Dobbiamo tornare giù e provare questa combinazione. Ok. Questo vabbè, non serve a niente, chiaramente. Ok. Direi usciamo e torniamo giù. Ragazzi, che ansia era in questa... Ah, da questa parte, vero? Sì, sì, era da questa parte. Vai, 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 vai. Lo zombie è più in fondo. Vai, 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 vai. Entra qua, entra qua. Sta scadendo il tempo. Ok. Usciamo. No, ho sbagliato. Non sapevo che ho sbagliato. Vai. Vai, vai, vai. Vai qua. Ok, al piano di sotto. Sta scadendo il tempo, sta scadendo il tempo. Vai, scappa, scappa. Scappa. Oh, aiuto. Ok, siamo arrivati però. Allora, abbiamo questa combinazione da mettere. Qui ci sono tanti segni però. Simbolo, eh? Noto anche come libro dei cambiamenti, un antico testo di divinazione cinese. Quindi dobbiamo azzeccare cosa mettere. Magari l'indizio sono questi numeri. 6, 2, 3. Quindi, vediamo. No, aspettate. Quindi, 6, che è questo. Anche perché altrimenti... Sei. Due. Che è questo qua. Sì. E tre. Che è questo. Haha! Il lucchetto ha fatto click. Andiamo su. Possiamo salire ancora. Qui non si può andare. Saliamo. Speriamo di poter salvare, ragazzi. Qui è tutto chiuso. Qui si può entrare? Ok, qui si può passare, si può salvare. Salvare progressi, sì. Sta benedetta, perfetto. Direi di esplorare ancora un attimino prima di chiudere la puntata. Qui non c'è altro, vero? Si può andare di qua?
Qui non c'è niente. Non promette benissimo. Vediamo. Ufficio dello psicologo. Oh, l'abbiamo trovato alla fine. Prima andiamo di qua. Non c'è niente. Ok. Ragazzi, ci siamo. Abbiamo trovato. Lo cercavamo da un po'. È chiusa, beh, giustamente. Chi sta arrivando? Ma possiamo anche scappare, vero? Via, 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 via. Vai, scappa, 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 scappa. Scappa, 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 scappa. Via, 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 via. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cos'è sta cosa? Qui? Vai, vai. Bene. Molto bene. Qui c'è qualcosa. Aggiunto al quaderno, rapporto dello psicologo. Parte del rapporto dello psicologo, età 17, la madre è una casalinga, negativa, atteggiamento problematico, costantemente in ritardo, migliora gradualmente, necessario costante follow up. Si incoraggiano le attività di svago come la lettura. Firmato dai membri di facoltà, psicologo Chang Mi-hui, insegnante Yin Tsui Han, ufficiale, non riesco a leggerlo, Bai Guofeng, preside Sheng Jing. Ah. Dicono che devo godere la mia giovinezza, ma lo trovo difficile. Cosa succederà dopo il diploma? Dove andrò? Finirò come la mia mamma? Forse questa, ragazzi, era la sua cameretta. Sig, smetti di preoccuparti così tanto, Ray. La vita va avanti comunque. Sii positiva. Almeno questo fine settimana sarà. Qualcuno ha riordinato la scrivania per me, probabilmente mia mamma. Mi sento come se non esistesse la privacy in questa casa. Un armadio di buona fattura. Era parte della dote di mia madre. Cosa? La mamma getta via la mia roba senza dirmi niente? Vecchia fotografia nel cestino. C'è scritto una citazione. Ricorda, la speranza è una cosa buona, forse la cosa migliore, e le cose buone non muoiono mai. Vediamo qua. Aspettate. Stanno di nuovo litigando. Ok, ora mi sento un po' assonnata. Dovrei tornarmene a letto. Aspettate, non c'è niente qui? La gente dice spesso di non fissare uno specchio di notte. O almeno accendere la luce. Andare a letto? Sì. Se un aeroplanino di carta potesse volare con i miei sogni lontano da qui, in un posto dove potermi risvegliare in una terra straniera, per iniziare una vita da completa sconosciuta. Oh, sarebbe magnifico. Abbiamo ottenuto anche il trofeo qua. È comparso l'achievement. Dove siamo? Salvataggio in corso, quindi c'è un salvataggio automatico qui. Il posto di comando, quindi questo è il campo centrale. È vecchio e rovinato. Proviamo ad andare di qua prima. Qui il campo è crollato. Tutto è rimasto sommerso in un fiume di fango rossiccio. Non se ne vede la fine. Okay. Direi di andare avanti ancora un po', ragazzi. Qui non c'è niente. Andiamo. Cosa c'è qua? La nostra asta portabandiera. Le corde continuano a sbattere sui pali. Ok.
Vai, vai, vai. Un vecchio edificio in mattoni che noi chiamiamo la Casa Rossa. I giapponesi lo usavano come caserma durante l'occupazione. Aspettate. Andiamo prima di qui perché deduco di dover andare a destra. O forse da entrambe le parti. La porta è completamente bloccata. Dovrebbe essere il laboratorio del club delle marionette. Questo possiamo prenderlo. Guardate qua per terra. Una marionetta. Ok. Qui cosa c'è? Un teatrino di pupazzi su un carretto. Durante la pausa estiva i ragazzi della classe lo usavano come carro armato. Sfortunatamente hanno rotto le ruote quasi subito. C'è una nota sul carrettino. Aggiunto al quaderno, illustrazione spettro lanterna. Non ci piace. L'illustrazione di uno spettro lanterna. Se dovessi imbattere uno spirito lanterna, evita il suo sguardo e rimani immobile. Quando ti verrà vicino, trattieni il fiato, non spaventarti, e lui proseguirà oltre. Ok. Aspettiamoci lo spettro lanterna, quindi. Qui c'è una porta. Qui ci sono scale. Proviamo a entrare qua. Qui cosa c'è? Questi beaker in vetro vengono dal laboratorio di biologia. All'interno ci sono delle marionette. Ok. Vediamo di non perderci niente, ragazzi. Qui? Sul soffitto sono appese delle tante marionette. Ok. Una fornace di mattoni. Mi ricordo che all'epoca la mamma mi disse di aver bruciato lo spirito dei soldi per benedirci nella salute e nella buona sorte. L'ho sempre visto come un modo per trattare con il diavolo. Quindi forse troveremo dei soldi? Non c'è niente per terra? No, 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 no. Non vedo niente. Non vedo niente. Per adesso non abbiamo le cose necessarie. Prima di andare di qua, direi di tornare indietro. E vedere cosa c'è di qua, allora. Ah, ok, qui possiamo salvare. Mi sa che ci fermiamo. C'è una nota sul tavolo. Aggiunto al quaderno, illustrazione. Hey, bye. Ok. In permanenza, nero e bianco, stando alle leggende, esistono due antichi ufficiali. Durante un'ispezione di routine furono colpiti da una disgrazia e perirono cercando di proteggersi a vicenda. Il signore della morte, vista la loro lealtà, li scelse come messaggeri di morte. Fu da allora che la gente che moriva li vedeva arrivare a reclamare le loro anime. Ok. No, ma non è inquietante, eh? Allora, è un altare per pregare. Progressi? Sì. Perfetto. Ci sarà, ragazzi, un bel po' da esplorare qui, eh? Sì, io direi che ci possiamo fermare qua comunque. Non vedo l'ora di andare avanti con voi. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!